Salve a tutti, gente, e benvenuti in questo nuovo episodio dal di Giazzo Puro su Gal Gun Double Pace. E con me c'è anche il mio collega come ospite. Cavaliere Oscuro, ciao a tutti. E quindi, raga, continuiamo quel di Giazzo che fa venire a questo gioco. E potresti sentire il mio cane che si muove. Forse? No, se n'è andato, ok. Quindi procedo con l'episodio qua. Andata Prudenzio. Dove minchia? Ah, minchia. Allora, dammi te un consiglio. Allora, c'è la prima classe, la seconda classe e c'è la caffetteria. Dove vado? Caffetteria. Ok. Andiamo alla caffetteria a prendere un caffè. Ok, penso che non si sia subito il dialogo, penso che devo già iniziare a sparare, visto che c'è il luogo. Sì, infatti. Sono pronto. Bene, Questa pantera di neve. facendo già strade di cuori. Ci sono i panini a poco prezzo in mensa. A 900 yen. Scompati, comprateli. Che vediamo se qua c'è Prudence. Ma poi i panini a 900 yen, quanto saranno? Pochi in Giappone. O Credo tanto? di sì. Credo sia un poco, vediamo. Vado a cercare un attimo. No, no, grazie, niente di tele d'amore, via, via. Vediamo quanto. Ah, sono 5,51 euro, Madonna, manco poco. Cavolo. E qui tutto da quanto costano i panini in Giappone? Ora lo sapete. Informazioni in più. Tiè. E allora quanto cavolo vuoi durare? Poi che bello stanotte che ho sognato, credo le maghette in stile Dark Soul. Madonna. Comunque ragazzi, vi ricordo di lasciare like su entrambi i canali, se ancora non siete iscritti iscrivetevi, se vi supportate. No, Paolo a casa vostra con un fucile a pompa. La Madonna. Mi porto mordicchio il mio gatto. Ecco, mordicchio in casa vostra e mi mordicchia le scarpe. Va bene, ora arriva le ondate qua. Doppio. Faccio pure un lupo. Ok, un altro. Adesso poi gli sparo, dai. Perché non è andato? Altri bug di sto gioco strani. Solito i bug in Assassin's Creed 3 capitano con i cavalli. Sì, anche. Si bloccano ovunque. E adesso via con la modalità dell'amore. Attivata. Ok, questa qui trovo a piacere a questo punto, ok? Ok,
fa ancora su... No, mi sono bloccato di nuovo. Bene, te l'ho fatta. E la esplosione dell'amore, boom. Ok, caffetteria ho finito, ti ho messo 5 minuti e mezzo. 8 ore giunti i fiori. Ok, vediamo ora cosa succede. Potrò tornare da coso lì, Norris. Allora. Allora, Maya, dove Shinobu? Si era persa. Oni, ti piace Shinobu? Sono passati 3 anni dall'ultima volta che ti ha visto, non sei cambiato da allora. Come al solito hai occhi solo per Shinobu. E non è quella di Demon Slayer. Ecco. Ah, quindi hai notato? Sono un po' in imbarazzo. Mamma sta neve quanto fastidiosa. Ma perché neve? Ah sì. Lì c'è sempre la neve in Assassin's Creed. Già. Oni e Shinobu. Eh sì. Oni e Chan sarebbero una bella coppia. Voglio che tu e Shinobu siate felici insieme. Quindi vorrei sostenerti. Evito di dire anche cose come oggi sanno eccetera, perché tanto non si capisse, è una rottura. Già. Non sono sicura che saremo sicuramente una bella coppia, ma se lo dici tu, beh, è davvero bello sentirlo. Ma comunque, se qualcuno si sta chiedendo perché mai hai il costume da bagno, è perché l'ho messo io quel costume. Il demone è spesso nella sala attrezzature, quindi Shinobu dovrebbe essere lì. Ah, hai detto un'idea, va bene. Parla. Finisce qui. Posso essere il backup di Shinobu nella maggior parte delle situazioni, ma Ozu, puoi farlo tu, aiutarlo adesso? In che senso il backup del... Vabbè. C'è prima questa. Sì, lascia fare a me, grazie Maya Chan per le tue parole di incoraggiamento. In bocca al lupo. La strada attrezzatura, eh? Per qualche motivo ho una brutta sensazione a riguardo. E anch'io. Ah, sì, ricordo quando c'eri in quella sala. Purtroppo, me la ricordo. Non succederà una cosa non molto bella per Shinobu. Viene finalmente finita la bufera di neve. Ok, tanto aumento. Cos'è che sto aumentando lì? Non lo so, delle statistiche. Ciò c'è attesa. L'assa via. Non so che cosa è il l'assa via. Vabbè, almeno l'intelligente, l'atletismo e lo stile, quello lo capisco, però l'ultimo l'assa via che cosa vuol dire, boh. Ok, via al magazzino. Vai, E comunque, tutto quello che raga, avevo già puntato. se
queste cose vi stanno piacendo, chissà quando vedrete appunto le altre strade, i finali e quando comincerò il 2 di questo gioco. Che io il 2 non l'ho proprio neanche giocato ancora, cioè l'ho no, lasciato lì. Ah, Boston, che palle, allora lo facevo dopo questo. Prima di Aiuto, fare ci l'altro. sono ragazzi che piovono dal cielo come non ci fosse un domani. Ma che è? Ok, mi hanno danneggiato con una lettera perché l'amore fa male. Vediamo un po' chi devo aiutare stavolta. Di nuovo dai. Ah, forse è l'ultima missione dei due taglialegna. Vediamo. Sì. Ah, giusto, dovevo giocare a bocce. La Perfetto. missione era quella Guarda, dei sono riuscito. taglialegna. Qua devo giocare con loro a bocce, credo. L'ultima volta ho mantigato. Cavolo, non riesco a incontrare quell'altra. Aiuto, Dai. mi hanno circondato. Cavolo, non riesco a inquadrarla. Ok. Bene, giochiamo a bocce. Mai fatto su Assassin's Creed 3. Beh, credo anche neanche negli altri si può giocare a botte, penso. No, mi sa che questo è l'unico. Ok, modalità Doki Doki. Ah, cavolo. Cambiare tutto di lancio. Ah, dai, si poteva. Vediamo. Non nulla. Un punto. Va Perfetto, bene. anche queste due sono andate. Prima spero. Vediamo, tutto che tanto. Anche lui però ha fatto il punto. Sarò tu. Ok, il punteggio si vede tutto bene, anche il coso, vabbè, la barra non importa. Dai, dai, dai. No. Non fa il punto? No. Minchia. Ah, per attivare la visuale tattica. Bene. Sì, però dai, Andiamo. che balli che qua si muoiono, non riesco a beccarle, devo farle essere veloce, poi Bene, 2 punti. non posso più beccarle. Sono fuori dal campo di prova, ma dai. Non ho capito bene se sto vincendo o perdendo. Che bello i giochi dove non capissi come funziona. Come Veramente. i Final Fantasy Bello, 8 l'ho che c'è capito. quel gioco delle carte con i mostri. Non l'ho Ah, mai vero. capito. Bello, bello. Questo è molto preciso. Non so se i Siamo Final Fantasy finito. 7, cioè no, sì, 7 c'è qualche gioco anche lì, di quel tipo. Ci ha fatto 2 punti lui, quindi. Ok, sono quasi al magazzino. Mi sa che ha vinto lui, invece. Infatti si è perso. Che palle. Dovevo Non mi rifarlo. ricordo se ieri avevi superato quell'obiettivo della dama, l'avevi fatto. Sì, l'ho fatto. Ho fregato malamente il PC alla fine. Gliel'ho mangiato tutte. Ok, ci siamo. Ok, vediamo un po'. Stato un po' duro, tra l'altro. Ok, vediamo se ho sbloccato le bocce alla tenuta, così faccio anche quelle. Visto Cavolo, che c'è. oh, cavolo, ho ancora un Anche danno perché. di francobolli da mandare, immagino che dovrò causare molti, molti più danni. Ah, eccoci, Shinobu. Io dai, Dai, cosa stai dai. facendo qui? Guarda, sono venuto a vedere come stai.
faccio solamente la Fano Varona. Comunque ragazzi, no, scusate se sto traducendo mentre sto facendo la live. Mi hai chiesto di aiutarti, ricordi? Sono venuto qui a aiutare. Possiamo andare di sotto. C'è il dialogo. Ok, no, non ho ancora sporcato. Ah, ti sbagli un po'. Essendo un fiero cacciatore di demoni, non chiederei mai aiuto a un dilettante come te. Quindi tieni la trappola chiusa e vedrai che non hai bisogno di essere salvata. O se era tieni la bocca chiusa, non la trappola chiusa. Ma dai. Di certo c'era la voce di qualcuno lì. Questo. Lui. Bene, se no buffa, ho finta di essere un gatto. E la connessione è saltata, vabbè, fa niente. Era solo un gatto. Un gattino. Vabbè, è una cosa, raga, aspettate. Siccome lui se n'è andato, ho dovuto togliere il party, così potete sentire molto meglio l'audio. Perché devo essere così umiliata? Ok, vediamo un po' le varie risposte. Sei così carino, scusa, sei proprio con i suoi ricatti, sì, più cattivante. Babau, no. Beh, io direi che è brava a fare i suoi ricatti, no? Sì, no, sei piuttosto brava con i suoi ricatti. Ti stai prendendo il gioco di me? Non era affatto la mia intenzione. Non è strano che il demone non sembri poi così diverso da una normale ragazza umana? Lasciate ingannare, usano la loro bellezza per azzeccare gli idioti nella mentalità semplice. Lo fanno ormai da secoli. Non so dire che è bellissima, ma decisamente minuscola, piuttosto carina però. Beh, questo è vero, Carina? Carina? Yudai, sei un idiota, pervertito, crepa. Oh, ma che c'è di male? Che c'è di male di dire che lei è carina? Scusatemi, i cacciatori di demoni, come diavolo è arrivato fin qui? Non ho tempo per giocare con te, me ne vado da qui. Aspetta. Accidenti, non si apre, sembra che sia chiuso dall'esterno. E neanche il mio cellulare funziona. Il demone potrebbe aver fatto una sorta di magia per bloccare il telefono o qualcosa del genere. Lo sapevo, quella brutta sensazione che avevo prima si è rivelata giusta. Lo puoi ben dire. Anche se così, nessuno si sarebbe aspettato che sarebbe andata a finire così.
Yudai, sbrigati, aiutami! Che cosa? Hai provato a scappare dalla finestra e sei rimasto incastrata nel telaio? Come è potuto succedere? Forse perché è un pochino... Beh, avrà un po' di grasso, non lo so. Ma intanto un attimo che vado a raccogliere un attimo il mio compagno. Pronto? Pronto? Ok, non so che cavolo è successo prima, mi ha tipo... Stavo parlando da solo a quanto pare, visto che mi ha buttato fuori dal party e mi diceva che era ancora in live, ma in realtà la live non l'ha staccato. Comunque, piccolo riepilogo, Sinopu è incastrata nella finestra. Ah, perfetto. Ok, continuo. Yotai! Che grido disperato. Aspetta, se no ti aiuterò. E lei urla, imbarazzata. Ha un sacco di finale quel gioco, no? Sì. Che io spiega o tiri, lei non si muoverà. Cosa dovrei fare adesso? Ok, vediamo le opzioni. Allora, vediamo un po'. Suona un assolo di batteria sul suo sedere. Cosa? Colpo. Questa donna hai preso è davvero carina. Non mi sembra un momento giusto. Spingi con forza, è davvero forte. Pensa a un altro modo. Io direi che andrei per spingere forze. Spingere con forza davvero difficile. Tu cosa consigli? Va bene quella. Ecco perché suonare la batteria sul sedere non mi sembra la cosa giusta da fare. Troverebbe leader. Già. Giusto, dovrò farlo per forza. Vediamo, posso scambiare. Ecco quel posto. Fallo con forza? Fallo. Che cosa? In questa situazione non mi sono preparato per questo. Cioè, preparata per questa. Che cosa? No, no, no. Scusate la confusione, volevo spingervi con la forza. Io dai, aiuto, aiutami. Madonna, proprio una scena da anime. Se lo faccio aspettare ancora diventerà davvero infelice. Shinobu ti aiuterò adesso. Bene, e inizia il gioco per tirarla fuori dalla finestra che è lì incastrata. L'ora di vederlo quando esce l'episodio. Esse venerdì. Ok. E qui devo riempire la live. Ah, metto PT2. E riavvio. Vai, la intro non la faccio tanto da prima. Ok, dove devo schiacciare adesso? Vieni qua. Ciao ragazzi, mi sono interrotto live, ecco qua la parte 2. E come sempre io sono in compagnia di Cavaliere Oscuro in live. Già. Dai, 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 la tiro fuori dalla finestra. Me lo provo. Mi ha auto chiamato il cavallo, non lo volevo, ma ok. Allora, la strada per Boston. Qua. Precisamente no. No, non è servito. Riproviamo. Però
andare più mai in New York. Ma no, poi qua si vede. È meglio non dirlo. Infatti quello che ci penso possiamo andare alla nave. Vabbè. Bellissima questa visuale. Proprio. Ok, provo a fare a spingere al contrario con il controller. Magari faccio meglio. Sì, dai, io faccio meglio. Non sta qua, posso andare a Boston. Perché non la missione della tenuta? Come al solito vi ricordo di lasciare like, se ancora non siete iscritti iscrivetevi, in modo da supportare il canale. Fatelo, fatelo! Come Thomas Hungry. Fatelo ragazzi, no aspetta, cosa che diceva ninja forse? Fatelo ninja, fatelo. E stai ferma. Lasciamo perdere gli inglesi che se non mi attaccano male. Ok, lo farò in su e lo farò in giù. Ok, in giù. Vabbè, su giù, su giù, su giù, su giù. Ok, l'ho liberata dalla finestra. Non troppo mal andato. Non ho fatto molto bene. Sono riuscito a salvarti in qualche modo. Grazie, mi hai salvata. Sicuramente è stata una sorpresa, eh? A proposito, il tuo sedere sta bene? Se dici una parola di questo a qualcuno, intendi il fatto che tuo sedere era incastrato dalla finestra? Ovviamente non sarebbe carino dirlo a qualcuno. Perché mi spezzate? Facciamo questa però. Non puoi dirlo, ok? Dico, quello del dottore a posto non la facciamo dopo. Avrebbe dovuto creare quella finestra, potrebbe succedere a qualcuno, non è possibile che quella cosa sia approvata dalla... Non so da cosa. Cerchiamolo di pop, beh. Spam. Per pugni in faccia. Io dai, sei così stupido, generato. E poi non lo so. Questo non è il punto. Bisogna ottenere quel demone in tracciarti. Eh sì. Vabbè. Fantastico, ora l'hai fatta arrabbiare. È solo paranoica perché pensa di avere troppa spazzatura nel bagagliaio. Ok, vediamo un po' quanto quello si è riempito. Beh, direi non tanto. Mi sa che qua tengo il finale negativo alla fine, penso. No, volevo aiutarla, ma non facevo altro che tirarla per una gamba. Io ho fallito. Ok, missione fatta. Ora vediamo se posso andare a posto. Non penso che sia colpa tua, anche se Nobu è da biasimare. Non era andata a trovarla, lei non sono stata catturata da quel demone. Bene, per oggi ho sicuramente una buona ragione per essere coinvolto, quindi non abbattiti così tanto per questo. E raga, piccolissimo taglio.
anche tipo cosa step li fa da 30 minuti. Ok. A questo punto vado alla nave, visto che qua non mi fa raggiungere Boston. Se pensi di aver incasinato le cose con lei, beh, puoi riprovare la prossima volta. Sì, hai ragione, lo farò. Sei ancora piuttosto indifeso, ma stai migliorando poco a poco. Hai anche Maya Sama che ti supporta, quindi falle un altro Manning Up, che non so cosa vuol dire, e mettendo insieme le tue cose. Beh ragazzi, questo episodio finisce qui e ci vediamo alla prossima, quindi un saluto dal vostro Re Oscuro e dal mio collega... Sì, però fammi finire la frase, no? Ok, scusa. Dicevo, e dal mio collega Cavaliere Oscuro. Ciao! Ciao!